una rimpatriata, forse anche qualcosa di più, perché ho trascorso un periodo importante della mia vita qui. Le vacanze che si fanno nella prima adolescenza, tra i 10 e i 14 anni, con i propri genitori, sono un ricordo che poi rimane, no, per tutta la vita. Quindi è un po' tornare a casa in una certa maniera. Quindi, tanto grazie per questo. Grazie anche per l'opportunità che mi date di ricordare che ho scritto un libro sulla visione di politica internazionale di Trump, che è un po' anche la chiave per addentrarci nell'argomento che mi è stato chiesto di esplorare questa sera. Allora, come saprete, è stato ricordato appena adesso, gli Stati Uniti il prossimo 3 novembre sono chiamati a concludere le operazioni di voto. Perché dico concludere le operazioni di voto per l'elezione del nuovo presidente? Perché in realtà in America si sta votando già da diversi giorni, si sta votando con varie modalità. Il presidente in carica, o presidente uscente, ha votato, se non sbaglio, ieri mattina in Florida, mentre Biden ancora non so se lo ha fatto, ma sicuramente lo hanno già fatto più di 50 milioni di persone, senza recarsi alle urne, ma esprimendo il proprio voto per posta. Questo grande numero di voti che giungeranno per posta rappresenta non solo un grande elemento di novità, che è collegato peraltro alla storia del Covid, perché l'esteso ricorso al voto per posta serve per permettere a chi ha paura di infettarsi, e quindi soprattutto alle persone che hanno delle vulnerabilità in ragione della loro condizione medica generale oppure in ragione della loro età, ecco, di evitare di esporsi. Poi, tra l'altro, l'America è uno stato immenso, ci sono delle zone in cui il clima è ancora molto dolce, come la Florida, il Texas, eccetera, ci sono delle zone in cui a novembre, quando si vota, fa molto freddo. Se vi capita di guardare qualche filmato in questo periodo che mostra i candidati in giro per gli Stati Uniti, vedete che a seconda di dove si recano, sono vestiti o in modo abbastanza leggero, stanno all'aperto in giacca e cravatta come me in questo momento, oppure indossano cappotti. Ieri Trump, che era in Maine, che sta al nord, era bello coperto. L'altro ieri mattina andavo in Florida, invece mi stavo molto. Ma questo, diciamo, ci sta. Le operazioni di voto sono in corso da tempo e proprio la grande percentuale di voti che verranno espressi alla fine attraverso una modalità da remoto per posta implica un fatto abbastanza nuovo, ovvero che contrariamente a quanto è avvenuto finora, salvo l'eccezione dell'anno 2000, sarà ben difficile che noi il 4 novembre mattina sappiamo chi ha vinto le elezioni. Dovremmo verosimilmente attendere del tempo e uno degli scenari che si fanno maggiormente in questo periodo è quello secondo il quale è addirittura possibile che la mattina, sulla base dei voti espressi ai seggi, abbiamo un risultato molto netto a favore di uno dei due candidati, verosimilmente il presidente uscente, e poi invece il computo dei voti per posta alla fine possa esserci una situazione di riequilibrio che può anche comportare un sorpasso. Al di là di quello che si legge nei sondaggi, molto verosimilmente in questo momento la distanza tra i due candidati è molto, molto sottile. Questo spiega anche il comportamento dei due contendenti. Che riflette anche un fatto, cioè normalmente le grosse personalità politiche negli Stati Uniti hanno anche accesso a delle possibilità di informazione che sono precluse al grande pubblico. Biden, in quanto ex vicepresidente degli Stati Uniti, poi addietro Obama, Trump, come presidente in carica, hanno sia la possibilità attraverso i propri comitati elettorali di accedere a un meccanismo di rilevazione delle preferenze della gente che sfrutta i cosiddetti metadati. Quindi sono in grado di capire attraverso l'analisi dei flussi su Twitter, dei flussi di ricerca su Google, eccetera, come si stiano strutturando le preferenze del pubblico. In più, esistono delle organizzazioni interne di intelligence come la National Security Agency americana che è in grado, momento per momento, di produrre una
fotografia delle preferenze politiche del pubblico abbastanza fidati. Allora, cosa stiamo vedendo in questi giorni? Vediamo questa situazione. Tutti i sondaggi sono in una direzione molto favorevole a Biden, alcuni tra l'altro con un distacco in doppia cifra che arriva anche ai 10 punti, 12 punti percentuali. Alcuni hanno dei dati che riflettono un distacco minore, ma poi vedete che rispetto di tutto questo, il presidente uscente, che dovrebbe essere in preda all'ansia per il fatto di trovarsi molto indietro, vedete che sta tenendo comizi su comizi, in cui quello che emerge è il ritratto di una persona incredibilmente tranquilla e sicura di sé. Lo scenario non è compatibile con la cognizione di essere in una posizione proibitiva per sperare in una rimonta e in un sorpasso. A mio avviso, lui pensa di potercela fare, di essere in una fase di recupero. Può anche darsi che sia semplicemente sui giri perché è sfuggito al Covid nel modo che avete visto: si è fatto 2 giorni di ospedale, poi in qualche modo è uscito completamente ristabilito e sembra persino ringiovanito, più energico. Dall'altro lato abbiamo visto invece Biden che viene aiutato da una serie di personalità, non soltanto la sua vice Kamala Harris, ma si sta muovendo appunto anche l'ex presidente Barack Obama, che va a fare comizi negli stati che sono giudicati in bilico. Perché poi, questo lo dico, approfitto di coloro che ci stanno vedendo o ascoltando, in America non si vince con il voto popolare, ma si vince acquisendo il controllo della maggioranza del cosiddetto collegio elettorale. Il collegio elettorale è formato dai delegati che ciascuno Stato assegna a chi vince. Se vince Trump, il numero di delegati, grandi elettori li chiamano, di quello Stato va a lui e nel giorno in cui si riunisce il collegio elettorale vota per lui. Se invece ha vinto Biden, vota per Biden. Questi delegati votano. Bisogna avere quella che poi per comodità chiamerò una maggioranza geografica più che una maggioranza demografica. L'attuale presidente è stato eletto nel 2016 con una maggioranza geografica, cioè con un gruppo di grandi elettori più grande dei grandi elettori che erano stati conquistati dal suo avversario, che era Hillary Clinton. Malgrado Hillary Clinton avesse ottenuto sul piano nazionale molti più voti di lui, milioni di voti in più. Sono risultati decisivi, pensate alle dimensioni, l'America ha milioni e milioni, decine di milioni di elettori, oltre 100 milioni di elettori che vanno a votare, sono stati decisivi 77.000 elettori di vantaggio per Trump in un pugno di stati cruciali. Ed è su questo che si sta giocando la partita. Il presidente non va in California, dove lo votano pochissimi e dove matura un grande distacco in termini di milioni di voti rispetto all'opponente del Partito Democratico, va invece negli stati in cui la differenza tra i repubblicani e i democratici sta nell'intorno dei 3 o 4 punti, massimo 5. Va in Florida, va in Ohio, in Iowa, Minnesota, Wisconsin, tutti questi stati, sono grosso modo una decina, ma quelli che sono veramente più importanti sono 5 o 6, ma soprattutto chi concentra i propri sforzi lì. Questo un po' per spiegare che momento stiamo vivendo. Andiamo verso il 3, che sarà il momento parossistico di tutto questo processo, ma al 3 potrebbe seguire una fase di incertezza in cui il risultato potrebbe essere in bilico, incerto, con ampie possibilità di contestazioni, ricorsi, cause che possono giungere persino alla Corte Suprema. È successo già una volta nell'anno 2000 che la Presidenza degli Stati Uniti alla fine l'ha assegnata con una sua decisione alla Corte Suprema. All'epoca la decisione della Corte Suprema andò a vantaggio di George Walker Bush, ma c'era soltanto un problema relativo a un solo Stato, un solo Stato si discuteva, che era la Florida. Quindi gli Stati su cui potrebbero esplodere le contestazioni sono parecchi. Quindi possiamo anche aspettarci una situazione abbastanza complessa. In più, e anche questo
conta. Nell'anno 2000, quando si verificò per l'ultima volta un caso di incertezza nel risultato finale delle elezioni, ci vollero parecchi giorni prima di sapere chi sarebbe stato il nuovo presidente degli Stati Uniti, il clima politico non era quello attuale. Sì, i due candidati avevano due proposte politiche diverse, avevano degli elettorati diversi, naturalmente i repubblicani erano più conservatori, i democratici erano più liberali, più progressisti. Ma certamente non c'era un livello di polarizzazione e di scontro come quello che sta in questo momento interessando gli Stati Uniti. Quindi l'incertezza del risultato nelle condizioni in cui si trova in questo momento l'America può anche produrre disordini, fenomeni di ricorso alla violenza da parte dei sostenitori dell'uno e dell'altro, perché in realtà ci sono estremisti sia dietro Trump che dietro Biden, per quanto l'uno e l'altro in realtà di per sé non siano persone avvezze all'uso della violenza nella competizione politica. Nessun grosso politico americano appartiene a quel genere di persone che porta in piazza la gente a sparare o incoraggia il terrorismo. Queste sono esperienze che gli Stati Uniti non hanno. Però può succedere e quindi il grande rischio che corrono gli Stati Uniti in questa fase elettorale è quello di avere un risultato non certo, un risultato su cui magari aleggia il sospetto di qualche broglio in favore dell'uno o dell'altro, non importa, magari tutti e due in posizioni statuali diverse, in uno stato per uno e in uno stato per l'altro, e la gente perde fiducia nella legittimità del processo elettorale. E magari cerca di passare alle vie di fatto. Ricordate una cosa importante: in America esiste una norma costituzionale nota come secondo emendamento, perché Stati Uniti d'America ha portato la Costituzione, che caso unico tra i sistemi occidentali riconosce al cittadino il diritto di portare le armi. Oggi si tende a spiegare questa cosa con l'esigenza per il cittadino americano di avere uno strumento per difendersi rispetto a chi aggredisce. L'America è un paese immenso, non è un paese come l'Italia, un paese come il Belgio, come il Lussemburgo, in cui se succede qualcosa c'è comunque la ragionevole aspettativa di essere soccorsi dalla polizia molto rapidamente. In America molta gente vive in zone isolate in cui prima che possa giungere la forza pubblica in tuo aiuto possono passare ore, può passare un intervallo di tempo che può pregiudicare anche la sopravvivenza. Tra l'altro, l'America è anche una società mediamente parecchio più violenta della nostra. In più, c'è un'altra cosa di cui noi fatichiamo a capacitarci perché siamo abituati in Europa, quasi ovunque, forse non in Scandinavia, a queste latitudini. Noi viviamo in belle case, in muratura, spesso insieme ad altri condomini, e non abbiamo un problema collegato alla necessità di difendersi rispetto a un esterno che è separato da noi soltanto da una piccola barriera di legno. Molte case americane sono villette di legno, che veramente possono essere oggetto di un'effrazione con una facilità straordinaria. E allora c'è questo complesso di insicurezza che gli americani curano con il possesso di armi. Però la ragione di questo secondo emendamento non esiste. Storicamente il secondo emendamento entra nella Costituzione americana per riconoscere, udite udite, il diritto del cittadino a insorgere in armi contro il suo Stato se lo Stato si è trasformato in una tirannia. Allora, voi provate a immaginare in questa condizione se qualcuno ha l'impressione che il processo democratico americano è stato dirottato e che si sta preparando un percorso di uscita dalla democrazia e di entrata in una specie di situazione autoritaria o comunque di difetto di legittimazione democratica. Beh, quella è tipicamente una situazione in cui il cittadino che ha le armi
si sente legittimato e può legittimamente pretendere di avere un diritto di insorgere con le armi. E gli americani sono armati. Quindi il passaggio è di una grandissima delicatezza. Io personalmente, pur avendo delle preferenze, vi dico che la cosa peggiore per il mondo intero sarebbe un risultato incerto in cui l'America viene dilaniata dalle violenze, anche perché a un certo punto, se questo succedesse, anche se gli Stati Uniti hanno una burocrazia straordinaria a livello diplomatico, a livello militare, a livello di intelligence, comunque tu avresti un vertice politico che come prima preoccupazione dovrebbe darsi quella di sopravvivere e soprattutto rimuovere la causa dell'instabilità interna al paese. Avremo un'America ancora più focalizzata sui propri problemi interni di quella che abbiamo visto nell'ultimo anno. Anche i temi della campagna elettorale, in questa fase di scontri e di dibattito, tende a focalizzarsi su quello che sta accadendo nella società e nell'economia, e nell'economia americana più che su quello che sta accadendo fuori. Tutta questa lunghissima premessa non per eludere la domanda. Certo che ammettiamo sempre che tutto vada per il verso giusto, che non ci siano problemi nell'individuazione del vincitore delle elezioni e che ci sia una persona che legittimamente, nella percezione comune, diventato presidente degli Stati Uniti, possiamo attenderci. Cosa possiamo attenderci? Dall'uno o dall'altro? Più o meno Trump è un prodotto che conosciamo. È un presidente molto diverso per propria formazione e anche per visione del mondo. È un presidente che è convinto che la principale arma degli Stati Uniti non siano i missili nucleari e neanche le portaerei, bensì l'accesso al proprio mercato interno, e che intende utilizzare la forza economica dell'America per ritardare il momento in cui l'America, per seguire i propri interessi, deve ricorrere allo strumento militare e fare la guerra. L'obiettivo di Trump è quello di riportare a casa il maggior numero di soldati americani dalle basi in cui si trovano dispersi nel mondo e soprattutto dai teatri di guerra in cui in questo momento sono impegnati senza che il cittadino americano capisca bene perché. È per questa ragione che fondamentalmente è stato eletto e non manca in ogni momento della sua azione elettorale di ricordare quanto sia importante per lui questo impegno che ha contratto con i cittadini americani. Non è che è una cosa che nasca da nulla, questa novità che Trump ha portato nella politica americana, è qualcosa che deriva da un processo che è cominciato, in cui parlo nel mio libro, all'indomani stesso della fine della guerra fredda, della caduta del muro di Berlino e della dissoluzione dell'Unione Sovietica. E sta in questo l'elemento di novità che sta venendo a maturazione, ma che ha la sua origine in quel momento. Gli americani, non il newyorkese, l'abitante di Los Angeles o di San Francisco, l'abitante di Washington, no, quello che sta nel mezzo, l'agricoltore, il collo rosso, come lo chiamano, quello che va in fabbrica. Allora, mentre durante la guerra fredda capivano perché l'America dovesse impegnarsi anche militarmente nella difesa cosiddetta del mondo libero, perché dall'altro lato c'era l'Unione Sovietica che veicolava un'ideologia come era quella del comunismo, che per gli americani rappresentava una sfida, una minaccia al proprio modo di vita, capivano per quale ragione il contenimento di questa minaccia potesse giustificare l'impiego della forza all'estero, la perdita di soldati, la spesa di risorse veramente molto ingenti. E dopo è diventato molto più problematico. Allora, ciascun presidente che è arrivato dopo la fine della guerra fredda ha molto spesso proposto agli americani una riduzione degli impegni all'estero e diverse volte quello che è stato più credibile nel promettere la riduzione degli impegni è quello che ha conquistato la Casa Bianca. Abbiamo avuto una sola parentesi in questo processo di spinta alla riduzione della presenza militare americana al mondo. E lo abbiamo avuto quando ci sono stati gli attacchi dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle. Ma si capisce bene perché è uno shock.
È stato uno shock, l'America si è sentita attaccata in casa e quindi evidentemente è stato necessario fare qualcosa per restituire agli americani fiducia in se stessi e anche al mondo occidentale, come dire, è stato necessario restaurare la certezza della forza dell'America. È stato indispensabile. E allora tutto questo ha comportato un momento parossistico, è la seconda volta che uso questa parola, che in realtà non è che poi sia tanto abituale nel mio vocabolario, però rende bene l'idea. C'è stato un momento in cui è stato deciso che l'America dovesse usare la forza in modo massiccio per provare a cambiare il mondo. Abbiamo avuto l'attacco all'Afghanistan, ma poi soprattutto è stato un momento chiave, diciamo, cruciale, c'è stata la decisione di invadere l'Iraq per fare dell'Iraq il centro di un'azione trasformativa e di democratizzazione di tutto il Medio Oriente. Un gruppo di intellettuali originariamente provenienti dal mondo progressista, ma poi spostatisi a destra, i cosiddetti neoconservatori, ne approfittarono letteralmente per dettare l'agenda a quello che era allora il presidente degli Stati Uniti. E provarono a fare questa operazione. L'operazione, tuttavia, non ha dato i risultati sperati. L'Iraq non è diventato un prototipo di Stato democratico occidentale, non è la Svizzera del Medio Oriente, ben lungi da esserlo. E il pubblico americano ha compreso in modo molto istintivo che trasformare il mondo è difficile, è oneroso, è un'impresa incerta che costa denaro e morti a fronte di risultati molto incerti. E allora ha nuovamente espresso una spinta di cui prima Obama, perché Obama magari si è fatto eleggere nel 2008, ricordando a tutti di essere stato uno dei pochi parlamentari americani a votare contro la guerra in Iraq. Lui ha sfruttato politicamente al massimo questo fattore e ha battuto così Hillary Clinton, che è stata battuta anche da Trump esattamente nello stesso identico modo. Lei proponeva un modello di re-engagement, di ritorno in forze dell'America sulla scena internazionale per promuovere una trasformazione attiva del pianeta, secondo ovviamente i valori prevalenti negli Stati Uniti, e l'avversario diceva non è più il momento di fare queste cose. Tutte e due le volte, chi era l'avversario di Hillary Clinton, poi ha vinto nei suoi confronti. Ora, questa è la visione di Trump. Trump è uno che crede che l'epoca in cui gli americani sono coinvolti in guerra senza fine, debbano giungere a un termine, bisogna voltare pagina e che invece di combattere guerra si debba fare qualcosa d'altro.